Ok ragazzi, questo video è un pochino particolare. Primo perché lo sto registrando di fretta perché ho mille mila cose da fare. E secondo perché vuole essere una lettera aperta a un collega che dopo essersi consultato con Liccardo, incidentalmente sta avvicinandosi alla piattaforma di Twitch. Come potete facilmente immaginare, sto per inviare una video lettera aperta all'avvocato Beniamino Esposito. E a queste condizioni, che cosa potrà mai andare storto? In primo luogo, il collega è rimasto stupito del mio comportamento perché prima di fare una videoreazione alla diretta di Riccardo in cui compariva anche lui, non mi sono preso neanche il disturbo di consultarlo. E peraltro mi ricorda che per un video pubblicato sabato sera io non ho ancora riscontrato una mail che mi ha inviato qualche ora più tardi. E detto fra parentesi, il sollecito credo sia arrivato a meno di 12 ore di distanza dall'invio e con la notte nel mezzo. Quindi immagino che la questione stia particolarmente a cuore al collega e certamente risponderò anche in forma privata. In forma pubblica, però, devo far notare necessariamente che ci troviamo su una piattaforma social. Se partecipi alla trasmissione di un terzo, chiunque, compresi i colleghi, possono commentare quello che è accaduto. E volendo rigirare la frittata, o per meglio dire, dimostrare l'illogicità dell'assunto per absurdum, resta il fatto che io sono intervenuto prima sul tema in una live di Wildalf e il collega non ha sentito l'esigenza di contattarmi prima di comparire e trattare la stessa questione. Quindi direi che siamo pari. Fermo restando questo e il fatto che verosimilmente non andremo mai d'accordo né condivideremo la stessa opinione sull'interpretazione delle norme relative al vaccino Covid-19, perché personalmente resterò sempre dell'idea, peraltro condivisa con la Corte di Cassazione, Corte Costituzionale e Corte Europea, del fatto che un'iniezione lede la tua dignità molto, ma molto meno rispetto al credere che in un farmaco ci sia un veleno o dei nanobot in grado di telecomandarti. E oltretutto io sono anche stato, prima di essere eletto, vicepresidente di una casa di riposo. E sinceramente, quando mi parli di decidere se vaccinarti o no, io per prima cosa penso alla salute degli anziani che sono in condizioni di fragilità e si trovano per l'appunto in una casa di riposo. Non credo che infermieri, medici, ma anche i semplici dipendenti, addetti alle pulizie, piuttosto che autisti, ASA, OSS, educatori, assistenti sociali, abbiano il diritto di alzare l'asticella del rischio per soggetti fragili. A parte questo, mando la lettera aperta perché questa può essere utile sia al collega che ha fatto il suo lavoro per quelle 2 ore di live con Riccardo, sia a tante altre persone che si affacciano come il collega sul mondo della comunicazione, mondo che ormai conosco da 3 o 4 anni perché lo vivo. Il primo consiglio che mi sento di dare è quello di fare attenzione a come ci si pone. Perché sicuramente il tuo approccio è professionale in senso astratto, ma nel caso concreto temo che il tuo contributo possa essere stato in qualche modo distorto senza che neanche tu te ne possa essere accorto. Per esempio, quando fai riferimento al fatto che con la diretta non ci si pagano i bolli, Le donazioni non Quelli sono li per te, vogliamo Riccardo, subire con sono per essere domanda trasparenza e non supporto. Basta sentire le donazioni. no, E posso smettila dire di questa dire mai domanda, detto, signore? fantasie, eccetera. Diciamo che Riccardo, oggi ci abbiamo sono le live, pagato o ha ma te ne rendi pagato le conto spese almeno? del suo casellario, diciamo così. E che questa è un'assurdità, devo purtroppo smentirti. Perché in realtà Riccardo, mentre tu stavi difendendolo, si è portato a casa qualche soldino.
in modo che peraltro da occhi esterni potrebbe anche risultare parzialmente lesivo della nostra professionalità. Socio. Mi dissocio e stavolta Esatto, mi avvocato. sgioso. Quando vendete le carte Pokémon usate solo foto fatte da voi, non prese da altre aste. Quando rispondevi a quella miriade di domande che ti ponevano i ragazzi che seguivano la diretta, il problema principale non era solo il mi dissocio associato alla domanda, ma il fatto che ognuno di quei ragazzi, per porti una domanda, ha speso 1 euro a testa, sfruttando i cosiddetti bit, che sostanzialmente sono la moneta di Twitch per interagire con gli streamer in diretta. Ogni centesimo vale un bit e Liccardo ha fissato un prezzo di 100 bit per ogni domanda. Visto dall'esterno, in pratica, ci sono dei ragazzi che per farti delle domande sulla difesa di Liccardo pagano dei soldi e tu che rispondi per 1 euro a domanda. Io sono sicurissimo che tu fossi in buona fede, ma tieni presente che dall'esterno il messaggio che si vede è questo. Un avvocato che difende un assistito e risponde a delle domande in cambio di 1 euro. Vedi tu se era il caso di approfondire questa questione con Liccardo o meno prima della diretta. Stesso tipo di problema si potrebbe porre con le sub e con le donazioni. In molte dirette Twitch si permette agli spettatori di donare delle somme ai creator e in questo caso naturalmente a Liccardo. Ora valuta tu se è il caso che mentre l'avvocato difende un suo assistito, gli spettatori donino dei soldi come se ti trovassi a fare l'artista di strada in Piazza Duomo, per intenderci. Metaforicamente parlando, è come se durante una conferenza stampa che riguarda il tuo assistito, questi si stacca da te, prende in mano letteralmente il cappellino e inizia a passare fra gli astanti per raccogliere offerte. Poi, peraltro, io personalmente sono sicurissimo della tua buona fede e sono altrettanto sicuro che tu non fossi a conoscenza di queste dinamiche, ma tieni presente che Twitch si basa letteralmente su queste cose qui. Poi, naturalmente, tu come me hai anche un altro lavoro, anzi hai principalmente l'altro lavoro, la tua attività politica, eccetera, e non dipenderai mai e poi mai dalle entrate di Twitch per arrivare a fine mese. Però sappi che le modalità di monetizzazione di questa piattaforma, queste sono. C'è anche un po' di pubblicità, ma è davvero poca roba. Se vuoi restare su Twitch, devi avere quelli che si chiamano sottoscrizioni e offerte. Oppure ancora tenere quell'altoparlantino attraverso cui la gente, pagando 1 dollaro o 1 euro, ti dice delle cose. Vedi tu se è il caso. E arriviamo qui a un altro aspetto della vicenda. Liccardo non è neanche lontanamente paragonabile a Tiziana Cantone. Tiziana Cantone è una ragazza che aveva i suoi hobby, ma non voleva assolutamente diventare famosa e tantomeno voleva diventare un personaggio pubblico per il motivo per cui lo è diventata. Molto banalmente, nel caso di Tiziana Cantone, qualcuno ha fatto uscire un video che doveva restare in una sfera relativamente privata o comunque all'interno di un circuito riservatissimo di persone. Viceversa, Liccardo Rosario, fin dalla sua prima comparsa, ha cercato di essere un personaggio pubblico e ci è riuscito, anche se non come voleva lui. Quindi, purtroppo per lui, non ha diritto allo stesso livello di privacy che ha un quisque de popolo che nessuno conosce. E fermo restando che ingiurie e offese vanno ovviamente evitate, alla fine della fiera resta il fatto che la gente guarda Rosario Liccardo perché si diverte e a lui piace essere visto, essere criticato. A lui piace restare al centro dell'attenzione, ma questi sono affari suoi. Il problema si pone perché Liccardo periodicamente salta fuori con delle iniziative che possiamo definire pseudo-imprenditoriali, per usare un eufemismo ed essere gentili. Anni fa si era presentato come social media manager, ma questo l'abbiamo detto. Di recente era passato alle carte Pokémon, ma per sua fortuna e anche quelle dei suoi pseudo clienti non ha combinato molto.
E tra l'altro è anche intervenuto il fratello, limitando, anzi elidendo i danni, e infine è tornato a voler fare il social media manager. Prima che tu prendessi la sua difesa pubblicamente, Liccardo ha dichiarato di essere un CEO, di avere alle spalle un'organizzazione gigantesca, di avere contatti con la televisione e persone famose che possono inserire dei giovani nei circuiti virtuosi dei media, e sostanzialmente ha promesso servizi affermando di avere alle spalle una solidissima realtà. Oltretutto ha dichiarato anche, dopo pochissimi giorni dall'apertura di questa iniziativa, di avere già qualcosa tipo 200, 500, 800, mi dicono ultimamente 850 contratti già firmati. E poi, naturalmente, arrivi tu in diretta e alle condizioni che abbiamo visto prima a difenderlo di fronte al mondo intero, affermando che le sue attività sono perfettamente lecite. O che comunque non può essere definito truffatore o in modo negativo. E per carità, ognuno si regola come vuole. Io però segnalo una potenziale criticità rispetto a quello che hai fatto. Poteva capitare a chiunque di noi, eh? Riconosco la massima buona fede. Tuttavia, qui tu non stai intervenendo come avvocato rispetto a un imputato che certe cose le ha già fatte e per un certo verso si tratta di un capitolo chiuso della sua vita. Tu non stai difendendo adesso una persona che, per esempio, è stata accusata di rapina o spaccio. Non stai parlando di un caso specifico che si è già verificato. Stai parlando di un ragazzo, beh, in realtà un uomo neanche tanto giovane, che si presenta come imprenditore e continua a sottoscrivere contratti con i suoi clienti. Quindi, quando tu intervieni pubblicamente dicendo guardate che non potete dire che Riccardo Rosario fa questo, questo e questo, lasci intendere che lo stai appoggiando nella sua attività. E anche se questa non è la tua intenzione, perché lo sappiamo tutti che non è la tua intenzione, dall'esterno qualcuno potrebbe pensare: ehi, guarda, c'è l'avvocato che dice che è tutto regolare, sottoscriviamolo questo contratto da 500, 1000, 10.000 euro. Dopodiché, quando passeranno i giorni, i mesi, e magari non andrà tutto come esattamente era stato previsto, queste persone con chi se la prenderanno mai? A livello mediatico, come ne usciamo noi come avvocati? Infine, mi dici che ho sbagliato a intendere che non hai mai invitato le controparti di Riccardo Rosario a trovare un accordo e a mediare. Quindi quel foglietto dietro parla di mediatore commerciale civile. Chi vuole intendere, intenda, se può interessare, ove mai ritenga Mi opportuna dissocio. una mediazione. Evidentemente devo avere frainteso le tue parole. Però normalmente dalle mie parti, quando si dice che qualcuno deve intendere qualcosa, si sottende che ci sia un messaggio nascosto nella frase. E normalmente quando si parla di mediatori c'è sempre di più. Tutto ciò premesso, sarò naturalmente felicissimo di ospitarti sul mio canale, concederti diritto di replica, tutto quello che vuoi. Ma questi video non hanno lo scopo di confrontarsi fra di noi che siamo professionisti e peraltro siamo entrambi attivisti anche a livello politico, per cui ognuno di noi va per la stessa strada, ma hanno il compito di diffondere informazioni di tipo anche giuridico. Tu sei vincolato in questo caso alla difesa di una persona, io no, parlo di un fenomeno. E in questo caso il fenomeno è per l'appunto come vengono divulgate le informazioni e quali possono essere le conseguenze giuridiche, per fare in modo che tanti altri ragazzi magari imparino dalla vicenda di Riccardo e non compiano gli stessi errori. Come sempre, fatemi sapere tutti quello che ne pensate, cercate di essere gentili con il collega che è comunque un professionista che sta facendo il suo lavoro. E ci si vede presto. Come sempre, grazie di tutto per tutto e a presto.